Ciao a tutti amici, oggi metteremo la striscia di LED intorno allo schermo e anche per minimizzare quel problema, fastidioso problema che ho col mio proiettore che viene tipo un eccesso di luce sulla parete, poi non so, dicono che rilassa gli occhi, fa più, non lo so. Comunque abbiamo comprato questo set di luci molto bello che ha il telecomandino, dopo lo vedremo. Poi, se li dovete comprare e se avete un televisore molto grosso come questo, comprate la striscia che è unica, cioè insomma che la striscia sia fatta da un unico pezzo, perché l'altra volta l'avevo comprato ed erano due pezzi, no? E quindi era più scomodo metterlo, secondo me. Quindi assicuratevi che ci sia solo una striscia lunga. Questo è lungo 10 metri, ci basterà per il nostro coso, che il nostro coso sembra che sono 6 metri. Va bene, allora procediamo. Prima di tutto accendiamoli per assicurarci che i LED funzionino. Ok, facciamo la prova. Rosso, verde, verde scuro, blu. Poi c'è forse anche la luminosità. Questa cosa mi piace perché non le vogliamo troppo sparate. Ok, soprattutto ci deve essere magenta, c'è, ecco, per giocare a Need for Speed Heat. Accendiamo, mettiamolo fucsia, ecco, adesso si può giocare a Need for Speed. Cambiamo colore, così si può fare, lampeggiante, è molto bello guardare un film così, qualcosa lampeggiante, lampeggiante veloce, ecco, così bellissimo, attacco epilettico in corso, ecco, così si gioca. Ok, questo fa il fade, si può stupare. Ecco, si può anche regolare la luminosità. Come si fa a regolare questo? Bianchi, che bianchi, bello bianco. Poi ci abbiamo la luminosità, così è al minimo, così al massimo, bello così, mi piace perché rende lo schermo molto, sembra quasi esce fuori dalla parete, bello. Quindi vi faccio vedere come io vedo lo schermo, perché io mi siedo qua, abbiamo il divano abbastanza basso, praticamente io lo vedo così e possiamo notare che vedo le lucine sotto. Questo non ce l'avevo calcolato. A me piace bianco, possiamo vedere come sono di lato. Bianco rende lo schermo molto più contrastato. Fa vedere anche le imperfezioni del muro, però.
stuccate vecchie. Mettiamolo blu. Bello. Così al massimo, così. Così al minimo. Va bene. Mi piace. Solo peccato lì le lucine sotto, perché c'è lo schermo un po' troppo alto. Vabbè. Va bene, questo è quanto per installazioni luci, schermo proiettore. Ci vediamo la prossima volta. Ah, magari qualcuno si stava chiedendo perché non ho messo il filo in centro. Perché dopo il filo lo vedevi, era proprio in centro. Allora ho deciso di metterlo là, che magari mettiamo una piattina. C'ho una piattina per nascondere i fili. Però già anche così lo vedi molto di meno, anche senza piattina. Va bene, questo è quanto. Installazioni luci e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!